Allora, ciao a tutti, bentrovati. Io sono Diego De Silva e sono particolarmente felice di essere purtroppo soltanto in remoto, perché ogni occasione per incontrarci per noi è assolutamente benedetta. Presentare il mio carissimo amico Carlo Boccadoro, che vedete nel vostro riquadro sul computer o sul vostro smartphone. Carlo Boccadoro è, casomai qualcuno non avesse bisogno di saperlo, è un eccellente musicista, direttore d'orchestra, musicologo, scrittore, e noi oggi siamo qui per fare due chiacchiere su questo suo ultimo libro pubblicato da Einaudi Stile Libero, che si chiama Bach e Prince Peter Parallele, Grazie mille, un che si saluto a tutti. intitola. Ah, e scusa, non ti ho fatto salutare il pubblico. Bach e Prince, intanto, è un'idea. Io mi ricordo che la prima volta in cui me ne ha parlato Carlo, che aveva questo progetto di accostare questi due nomi che obiettivamente fanno quasi un effetto dissonante a sentire, no? Bach e Prince, proprio come dire basso e alto. Direi sacro e profano, se non sapessi, soprattutto dopo aver letto il libro di Carlo, di dire una grandissima fregnaccia, perché sono entrambi, no, non semplicemente due mostri sacri, e vedremo anche perché Carlo ci spiegherà perché, ma fui colpito da questo accostamento. Che conoscendo molto bene il bagaglio culturale di Carlo e la sua sensibilità e la sua intelligenza, la sua capacità di spaziare nei mondi della musica che credo lui conosca meglio di chiunque altro, almeno io conosca al mondo, questa cosa mi colpì perché pensai: ma perché? È la domanda con cui io vorrei cominciare. Chiaramente questo accostamento, questo è dichiarato già nel sottotitolo del libro, Vite parallele. Ci suggerisce una strada, cioè le riflessioni che Carlo ci offre in questo libro non hanno prettamente a che fare con il tema musicale, ma sull'accostamento di due biografie, di due vite. E qui voglio fare un'altra piccola premessa. Generalmente io non ho molta simpatia per le biografie, ho l'impressione mi lascia un po' freddo, è come se io andassi a spiare nel buco della serratura anagrafica altrui. L'uso che ne fa Carlo, invece, ma questo devo dire è un po' in genere una caratteristica del suo stile autoriale. In tutti i libri di Carlo che ho letto c'è sempre questo stile molto confidenziale, questa capacità di infilare tra le pagine degli aneddoti. Questo racconto per aneddoti delle vite fa sì che si esca dallo schema tipico della biografia e si riesca effettivamente a trovare tutta una serie di parallelismi tra le vite. Non semplicemente le biografie, ma per esempio le abitudini compositive, le abitudini, devo dire, anche dell'organizzazione geografica, del loro lavoro, della composizione, della creatività, che determinano degli accostamenti che ogni volta che tu li leggi, procedendo nella lettura, rimani molto colpito da quanto siano azzeccati. Allora io partirei innanzitutto da questo, Carlo. Raccontaci che cosa ti ha spinto a questo accostamento e come l'hai strutturato prima ancora di metterci mano? Allora, l'accostamento è un lavoro paradossalmente su commissione, nel senso che Paolo Repetti, che è il direttore di Stile Libero, Einaudi, stava mettendo in piedi questa collana che si chiama Versus, dove in teoria bisognerebbe mettere o un artista in contrapposizione a un altro, o un modo di pensare rispetto a un altro, o un pittore rispetto a un altro, e così via. Io però non sono uno tanto a favore delle contrapposizioni e gli ho detto va bene, la collana si chiama Versus, ma io voglio fare una roba non Versus, voglio fare una roba invece che metta in comune queste due personalità che però devono essere diversissime fra di loro. Abbiamo iniziato ovviamente dalle cose più ovvie tipo Beatles, Rolling Stones e robe del genere, poi ovviamente era tutta roba fatta e rifatta e riscritta, ho detto proviamo con una cosa apparentemente assurda, cioè due musicisti che sembrano lontani sideralmente, Bach e Prince. In realtà questa idea deriva dal fatto che io sono l'unico mestiere che Diego non ha detto, ne ha detto alcuni che io non sono, tipo musicologo, ma in realtà io sono un Ma compositore. dai, Cosa cioè. fa un compositore? Il compositore è uno che ascolta la musica in maniera totalmente diversa, non solo da chi non è musicista, ma in maniera anche diversa dagli altri musicisti. E questo me ne sono accorto parlando con i miei amici compositori. Quando noi ascoltiamo un brano di musica,
Naturalmente diciamo se è bello, se non è bello, se è emozionante, se non è emozionante, ma poi quando ci troviamo fra di noi a parlare la domanda è una sola: ma come è costruito questo pezzo? Come l'ha messo insieme? Come ha messo insieme i pezzi per arrivare anche a quel livello di emozionale, eccetera? Com'è il meccanismo? È come uno che vede un'automobile e la vede senza la carrozzeria e vede, vuole sapere com'è fatta dentro. Questa è la tipica mentalità del compositore. Quindi in realtà ascoltando negli anni, io poi ascolto, come forse chi ha letto qualche mio libro sa, ascolto qualsiasi tipo di musica, quasi, sono un ascoltatore veramente onnivoro, e, però in ogni caso sia che ascolti classica che pop, funk, rock, quel che c'è, naturalmente ragiono del compositore, cioè mi interessano i processi mentali con cui l'artista ha incastrato i pezzi che poi formano quella determinata composizione. E allora osservando, ascoltando Bach e ascoltando anche Prince, di cui io sono un grande appassionato, mi sono accorto piano piano che i meccanismi mentali con cui loro lavoravano le loro musiche, non le musiche in sé che sono imparagonabili, cioè sono due stili così diversi che non ha senso cercare comunanze, però i risultati diversissimi si raggiungono attraverso gli stessi processi mentali. Dopodiché mi sono accorto, leggendo le loro vite, che ci sono tutta una serie di curiosissimi parallelismi biografici, pur essendo uno più europeo e bianco che non si può, l'altro più americano e nero che non si può, più essendo rappresentati di due culture apparentemente opposte in secoli diversi, in contesti sociali che nulla hanno a che vedere con l'altro, a loro sono capitate molto spesso le stesse cose e quindi hanno dovuto reagire più o meno allo stesso modo. E poi la cosa definitiva era che entrambi si trovano. Perché non ho fatto Eric Clapton e Stevie Wonder? Perché sia Prince che Bach si trovano dei punti di snodo della storia della musica. Sono dei punti in cui finisce un mondo e dopo di loro ne inizia un altro. Allora, quando finisce un mondo si può scegliere di buttare via tutto e iniziarlo dopo, oppure cercare di fare una sintesi da portare poi nel mondo nuovo. E loro hanno fatto questo, cioè nessuno di loro inventa niente. Io quando dico che Bach non ha inventato niente, mi guardano come fossi pazzo, ma neanche Prince ha inventato niente. Se uno smonta appunto i pezzi di Prince, troverà una cosa che somiglia a James Brown, un'altra che somiglia agli Earth, Wind & Fire, un'altra che è presa da Santana, un'altra che è presa da Jimi Hendrix. Però il modo in cui lui mette insieme queste cose è solo Prince. E anche Bach non inventa forme nuove, Bach prende la forma del concerto all'italiana, prende la forma delle danze francesi antiche, delle ouverture francesi, prende da tutto quello che c'era prima di lui, da Schütz, da altri compositori, da tutto quello che c'è intorno a lui, e lo mischia, ne fa una sintesi suprema. Però insomma loro non sono due originali in questo senso, la loro originalità consiste nel come hanno messo insieme gli ingredienti intorno a loro e come hanno riassunto il loro tempo. E così come dopo Bach il barocco finisce, si arriva al rococò, poi al classicismo, eh? Infatti Bach viene dimenticato, così dopo Prince arriva Timbaland, l'hip hop, il rap, la trap e tutto il rhythm and blues elettronico che c'è adesso, e lui viene considerato un po' un relitto del passato. Solo dopo la sua morte viene, diciamo, riabilitato esattamente come Bach. Beh, io intanto mi cospargo il capo di cenere per non avervi detto che Carlo Boccadoro, ovvero Charlie Goldmouth, è un compositore, ma per me è talmente scontato, vedo anche un conflitto di interessi, perché uno dei più bei regali della mia vita me l'ha fatto Carlo Boccadoro, ed è un brano che ha composto, per me, lo posso dire, uno dei momenti più difficili della mia vita, di cui gli sarò sempre grato, per me era assolutamente scontato. E, comunque, stando, rimanendo proprio all'ambito prettamente musicale, questa cosa che tu dici su cui torni, cioè su, un, diciamo, su una definizione alternativa del concetto di originalità, no? Che certo, per esempio nella musica rock è molto tipico, le grandi invenzioni nel rock non so a quando possiamo farle risalire, ma per esempio se vogliamo stare al pop rock, anche quello che è più vicino alla mia generazione e anche alla tua, i Police, che è un gruppo che amiamo entrambi, ecco, non è che uno può dire i Police hanno inventato, i Police hanno unito il reggae con le sonorità del rock, ma hanno creato un suono assolutamente unico, quindi là non è che puoi dire cosa hanno inventato, noi Police erano i Police, Prince era Prince,
Ma quello che mi continua a colpire è questa tua disinvoltura sfacciata nell'accostare l'assoluto che è Bach, perché questo mi pare che tu lo dica anche a chiare lettere, non mi ricordo se tu lo dici proprio nel libro o in qualche intervista, ma per esempio questo è un concetto che riprende molto bene Ivano Fossati in una splendida recensione che ti ha fatto per Repubblica, e nessun musicista come Bach è unanimemente considerato nel mondo come l'assoluto. Cioè nessuno piace, nessun musicista classico piace come piace Bach ed è considerato così largo, così esteso, così appunto ha questo senso di assolutezza, no? Sì, Da è una questo specie punto di. di vista tu fai un'operazione, secondo me, dal punto di vista critico, molto coraggiosa, perché tu è come se veramente mi viene in mente Woody Allen, no? La battuta finale a Manhattan quando gli dicono: ma chi credi di essere Dio? Beh, a qualche modello dovrò pure ispirarmi, no? E quindi io nel tuo caso la metterei in bocca a Prince parlando di Bach, è questa cosa su cui io vorrei che tu tornassi, cioè questo mettere insieme l'assoluto e un grandissimo musicista che comunque appartiene al pop. Poi dopo ti chiederò qualche altra cosa sul tracollo del successo. Beh, ma perché in realtà io lo posso fare proprio perché non mi metto ad affrontare questioni di gusti. Cioè, non dico uno è meglio dell'altro, uno vale più dell'altro. Il discorso è a prescindere dal fatto che uno gli piace Bach. Tant'è vero che una delle cose che mi ha fatto piacere è che alcuni recensori hanno scritto che loro non piaceva, non sapevano abbastanza di Bach e magari Prince non era proprio il loro genere. Su un giornale rock l'hanno detto. Io dicevo, il black music non è il mio genere, di Bach so poco. Però hanno apprezzato il libro, perché in realtà per leggere il libro non bisogna conoscere né Bach né Prince, perché i problemi mentali, le questioni, diciamo, che stanno alla loro base, tipo il loro rapporto con il potere, i problemi che hanno avuto con l'autorità, sono indipendenti da che musica facevano. E quindi è facile accostarli perché. Quando tu vedi che Bach combatte tutta la vita contro degli burocrati ignoranti che gli vogliono spiegare come deve scrivere musica, che fossero della Chiesa, del governo, che fosse l'imperatore, il sovrano di turno presso cui stava a corte, e quando vedi che Prince combatte con i funzionari della casa discografica che gli vogliono dire da non musicisti quanti dischi deve fare all'anno, che tipo di fa, è la stessa cosa. Cioè, indipendentemente, è lo stesso tipo di ottusità del potere rispetto alla creatività dell'artista. Io adesso vorrei farti però su questo una domanda secca, interpellando anche te come musicista, cioè il rapporto con la committenza, no? Perché tu accosti molto opportunamente il rapporto col sovrano, no? Cioè Bach Esatto. doveva rispondere a una committenza sovrana, di Ma dover che avere un atteggiamento cortigiano, ma anche sacro, perché anche la Chiesa di volta in volta, no? Cioè, solo immaginare che un re qualsiasi potesse dire a Bach tu questa cosa fammela così mi fa ridere, no? Però proprio in generale, secondo te, il rapporto che l'artista deve avere con la committenza, che cos'è? Come si gestisce? Se tu potessi rispondere in poco tempo. No, il problema è che nella società di Bach, o fino a Beethoven, l'artista è un servo. L'artista è meno della servitù. Tu pensa che addirittura nelle prima esecuzione dell'opera del Flaminio di Pergolesi, che è uno dei grandi capolavori del barocco italiano, non c'era il nome di Pergolesi sul programma di sala. Cioè, il musicista era talmente poco importante che non importava che aveva scritto la musica. Quindi per i vari sovrani, perché tieni conto che poi Bach andava a abitare nelle magioni di questi signori, quindi loro ce l'avevano proprio a cotti, ma non è che lavorava per loro, viveva da loro, Lo con la famiglia, compravano, lo compravano, lo affittavano, lo diciamo così. E affittavano, sì, a quindi noleggio. lui lo consideravano come, così come avevano lo stalliere, avevano il buffone di corte, avevano il musicista di corte. E quindi era un rapporto di assoluta sudditanza e non poteva essere altrimenti, era proprio il periodo. Nel momento di Prince già naturalmente non è più così, però per la grande industria, per le grandi multinazionali è un rapporto di sudditanza, tant'è vero che fino a non molto tempo fa la casa discografica rimaneva proprietaria dei nastri della tua musica in perpetuo. Mentre adesso molti artisti sono loro i padroni del loro disco, lo danno in licenza alla casa discografica che lo distribuisce e poi se non si trovano bene vanno da Restano una proprietari, certo, sì. parte. Ma una volta, ai tempi di Prince, era impensabile, quindi la Warner gli pagava i dischi, dopo era tutta roba sua, poteva farci quello che voleva, poteva non farli uscire, poteva usarli in un film e lui non aveva
possibilità, era un altro tipo di schiavitù. Oggi non c'è più però questo tipo di problema, e comunque nel mio caso è diverso, perché io faccio un tipo di musica che non ha un mercato, è destinato a una cosa talmente piccola che non si pone il problema della committenza. È chiaro che il committente, difficilmente uno mi dice cosa devo scrivere, a me non, anzi non mi è mai successo. Però invece allora era così, cioè tu eri di proprietà di quello, tant'è vero che poi la grande rivoluzione arriva con Beethoven, che è il primo, ancor più di Mozart, è il primo artista che si rende conto di essere un artista e di non dover niente neanche a chi lo mantiene. Tant'è vero che lui a casa del principe von Lichnowsky, che era quello che proprio lo manteneva, gli dava da mangiare, e lui butta giù una statua del principe discutendo con lui e gli dice: di principi ce ne sono tanti, di Beethoven ce n'è uno solo. È lì l'artista che ha quella consapevolezza di non dover essere più servo. Però bisogna arrivare a metà dell'Ottocento, non è certo il periodo di Bach. Beh, un gesto molto gramsciano, diciamo. Sì, e solo Beethoven avrebbe potuto fare. Beh, ovviamente se lo poteva permettere. No, però il rapporto con la committenza è un rapporto molto molto interessante. Tu, che sei una specie di archivio digitale vivente, ti ricorderai benissimo di un'intervista a Frank Zappa in cui lui era convinto che i migliori manager dell'industria discografica fossero dei ragionieri grigi e poco competenti, che però lasciavano, no? Erano gli stessi di Prince, anche lui ha avuto dei problemi con la Warner Brothers, erano gli stessi, fra l'altro, quindi non hanno una buona fama questi signori. Hanno però fatto anche questo ha avuto un senso, no? È stata una benzina creativa per loro, cioè hanno questo rapporto conflittuale che loro avevano con l'industria, no? Nel caso di, è difficile dirlo, perché nel caso di Prince lui era talmente ipertrofico che avrebbe continuava a produrre musica indipendentemente dal fatto che qualcuno la facesse uscire. Certo. Lui aveva, secondo me, questa idea, appunto, c'è tutto un capitolo del suo rapporto con la morte, che è molto singolare, in cui tu hai questa sensazione, anche leggendo i testi, che lui sapesse di avere poco tempo, e quindi in poco tempo voleva fare una quantità di musica talmente vasta che lui stesso sapeva che dopo la sua morte, come poi è in effetti, si sarebbero continuate a trovare decine e decine di ore di registrazione. Idem Zappa non aveva questo problema della morte, anzi non aveva nessuna voglia di morire, infatti se uno guarda purtroppo l'ultimo video che ci rimane suo di lui che dirige in Germania The Yellow Shark con l'ensemble Moderna, si vede chiaramente nel suo volto la disperazione di doversene andare con chissà quante idee ancora nella testa. Però invece nel caso di Zappa non è stata una... Anche lui, non, il fatto di litigare con la Warner è stato solo un impedimento, gli impedivano di far uscire, ma perché tutti e due avevano il problema che volevano far uscire 10 LP all'anno, mentre per una casa discografica tu fai uscire un LP, poi per un anno fai la promozione, poi per un altro anno fai un altro LP. Se, loro lo devono avere il tempo di venderlo, dicono. Certo. Uno, lui che vuole fare, lui diceva che invece non gli importava niente, lui ne faceva uscire 10, chi voleva li comprava. È una concezione diametralmente opposta, capisci? E non è un caso che però che Zappa e Prince abbiano avuto gli stessi problemi con quelle persone, perché erano anche loro musicisti simili in questo senso, come disciplina, come prolificità. Però non era Zappa, non era il crocevia storico, se no avrei scelto lui. Sì, su questo poi volevo chiederti, a proposito di questo tema bellissimo del rapporto con la morte e quindi con la sacralità della musica, con il sacro, no? Certo. È vero che a un certo punto nella musica di Prince, soprattutto nella musica, anche quello che dice, comincia a essere presente questo concetto della finitezza, no? Cioè questa idea che la vita è a termine, gli pesa, comincia a diventare un limite obiettivo, però nello stesso tempo c'è sempre un'esaltazione della vita, per esempio nella sua rappresentazione anche scenica, no? È stato anche un grandissimo showman, cioè lui si è, lo racconto insomma, lui si è rovinato anche le anche ballando tutta la vita sui tacchi, no? È morto per quello, in realtà. Per quello. Però c'era una celebrazione della vita, c'era un senso di unicità dell'essere al mondo, no? E no. Questo in un certo senso è anche un aspetto del sacro che lo avvicina in un certo senso a Bach, o mi sbaglio? No, non sbaglio affatto. Comunque anche nei brani più gioiosi, cioè quelli pensati per ballare, siamo appunto a 1999, cioè sono pezzi pensati per essere ballati in discoteca, però il testo è apocalittico, descrive una specie di Armageddon dove la gente fugge, il cielo è viola e tutti hanno una bomba
e non si sa se si arriverà l'anno dopo, quindi dice se, non, se nel 2000 esplode tutto, allora nel 1999 balliamo e divertiamoci. Quindi secondo me non so quanti di quelli che ballavano quel pezzo in discoteca sentissero poi le parole, ma le parole sono un contrasto assurdo, come anche Sign of the Times, è un pezzo che ha fatto ballare milioni di persone, ma il testo è una lunga sequela di disgrazie dall'uragano Katrina. Questo è tipico della musica pop in generale, ma però con altri pezzi hit catastrofici non ne conosco poi tantissimi. Scusami, tu sei un lettore di Malinconico, dovresti ricordarti Alone Again di Gilbert Sullivan. Sì, ma però Alone Again è un po' un, è un inno alla disperazione, cioè lui parla di suicidio, però se senti il pezzo la roba. Anche Satisfaction, il testo è agghiacciante se ci pensi. Assolutamente, ma scusa, Every Breath You Take, quello è un inno allo stalking. Quello è terribile, quello lo dice sempre Sting, la gente non ha capito niente di quel pezzo. Ma secondo me non l'ha capito nemmeno lui, finché non gliel'hanno, qualcuno non gli ha detto che in realtà era un pezzo sull'oppressione, sul secutiare l'altro, come diciamo noi dalle mie parti. Senti, un'altra cosa su questo volevo domandarti, che è un altro elemento, un accostamento molto bello che tu hai trovato, cioè il senso di finitezza spaziale e geografica dell'ambito esistenzialmente compositivo, diciamo, di entrambi questi due artisti, cioè tutti e due avevano bisogno di sentirsi molto in uno spazio che loro ritenessero il proprio, molto controllato, molto piccolo, se vogliamo anche molto ristretto, pur pensando alla musica come un progetto assolutamente universale che si aprisse a tutti. Cioè Prince come Bach vivono, compongono, lavorano in una situazione che sembra quasi di azienda familiare, no? Tu racconti che Bach si fa scrivere le partiture dalla moglie, che era anche una cantante, era una musicista. I figli a loro volta erano strumentisti. Io non lo sapevo, tra l'altro, questo, che lui avesse fatto dei figli musicisti anche notevoli, no? Tre sono grandi compositori, poi uno, Carl Philipp Emanuel Bach, è un genio assoluto, che è quello che porta la storia della musica dal barocco al rococò e che ha influenzato anche Mozart. Cioè è un musicista importante quasi come suo padre. Ma vedi quanto sono ignorante questa cosa, manco la sapevo. Anche gli altri due però sono bravissimi, Johann Christian Bach e Wilhelm Friedemann Bach, però sono meno importanti. Ma invece Carl Philipp Emanuel Bach è un musicista che addirittura quasi preannuncia Beethoven. È un musicista importantissimo nella storia e sono dei grandi musicisti i suoi figli, e gli altri erano grandi musicisti nel senso di strumentisti, erano tutti sì, tutta una famiglia, ma non solo, ma poi avevano stavano entrambi in provincia, ma nella provincia più provincia nel senso anche numerico che si può immaginare. Io infatti quando stavo facendo il libro sono andato, Prince era trasferito prima a Minneapolis, che appunto è un posto che non ha neanche 500.000 abitanti, quindi se lo metti in scala americana con una città come Los Angeles o New York, c'erano 8 milioni di abitanti, 3-4 milioni di abitanti, è come se fosse stato a Parma, diciamo così. E poi da lì in realtà lui si è spostato in un buco microscopico dove tuttora ci sono i suoi Paisley Park, si chiama Chanhassen, che appunto io sono andato a vedere proprio il numero degli abitanti, ho detto, ma chi è che ha questi abitanti in Italia? Ed è venuto fuori Fucecchio, che è una frazione di vicino a Firenze. Quindi l'idea che lui scrivesse questa musica che era apprezzata da milioni, centinaia, 20 milioni di persone hanno comprato Purple Rain, e che fosse nato tutto in un posto così piccolo mi ha colpito, così come il fatto che Bach è il musicista più universale, lo hanno mandato anche sull'Apollo, nello spazio, a rappresentare la razza umana, eccetera, e non è mai uscito non solo dalla Germania, ma non è mai uscito dalle zone della Turingia dove stava lui. Solo quel viaggio di cui ci parlavi prima, no? Ha fatto 400 km a piedi per andare a sentire il grande compositore, si chiamava Dietrich Buxtehude, che era un grande organista. È andato e tornato, ci ha messo 4 mesi a piedi e quello è stato il viaggio più lungo. Per il resto si è mosso, cioè la città più grande dove era andata la sua metropoli era Lipsia, che aveva 13.000 abitanti allora. Quindi è una dimensione nemmeno di provincia, di micro provincia. Perché secondo te, Carlo? Perché secondo tu, da musicista, come... Non me lo spiego, è come se appunto, io l'ho chiamato l'ecosistema della provincia, è come se loro avessero bisogno veramente di ricrearsi un microclima che è fatto appunto di pochissime conoscenze strette, pochissimi amici, fidatissimi, e con cui creare. Tutto questo li faceva creare
la loro musica. Non era, anche se poi, ovviamente, Prince, poi una volta che aveva finito di creare Chan Hansen, portava la musica nel tour di tutto il mondo, poi appunto ha abitato in Spagna, ha abitato a Los Angeles, però poi a scrivere, a inventare, tornava sempre lì, in questo posto dove fra l'altro tipo nevica 7 mesi l'anno, ci sono temperature polari, e il posto, lui diceva che fa così freddo che le persone cattive ne stanno lontane. E quindi è un posto veramente poco ospitale, non c'è motivo di andare a Chan Hansen. C'è un episodio molto divertente che racconta Maurice Hayes, che è stato uno degli ultimi tastieristi che ha lavorato con lui. E un giorno Prince lo chiama e gli chiede se lo accompagna a comprare dei cacciaviti dal Ferramenta, perché lui aveva poi questo rapporto che ti poteva chiamare giorno e notte a chiederti favori di ogni tipo. Allora lui, vabbè, vanno da questo enorme Ferramenta che c'è a Chan Hansen. E lui scende, e entrano e gli lascia la macchina che era di Morris Hayes con la chiave dentro. E entrano, stanno dentro mezz'ora. Dopo mezz'ora che lui c'ha la macchina in strada con la chiave, dice a Prince, pare però lì è tutto aperto, c'è la chiave dentro. E Prince dice, guarda, questa è Chan Hansen, nessuno ti tocca niente. Quando escono, infatti, era perfetto, nessuno aveva toccato niente. E Prince gli fa un gesto come dire, hai visto? Ed era il motivo per cui gli piaceva stare lì. Lui andava in bicicletta, la gente lo salutava, gli chiedeva se poteva fare una foto, lui diceva sempre di no, allora gli dicevano ciao e lo lasciavano andare. E dice, questo è il motivo per cui mi piace stare qui. Bach invece, secondo me, non si era proprio un problema di uscire fuori, perché la sua musica era di musica pratica. Lui non scriveva, non ha mai scritto pensando ai posteri o alla gloria dei secoli. Probabilmente non pensava nemmeno che la sua musica sarebbe stata eseguita dopo di lui. Io dicevo, lui era un po' come quello che faceva il pane o gli stivali. La comunità dove abitava, che era una piccola comunità, aveva bisogno di musica per la messa, per le varie occasioni, per i funerali. Lui scriveva per i suoi allievi, erano esercizi per gli allievi. Non pensava in termini artistici in questo senso, è paradossale se pensi che poi la musica, appunto, considerata di livello artistico, forse più alto. È un rapporto artigianale con la sua arte. Assolutamente. Un'altra similitudine molto interessante che tu azzecchi è quella tra loro due per quello che riguarda il controllo delle loro ensemble, no? Il fatto cioè che Bach nel dirigere era attentissimo al comportamento di tutti, interveniva sulle distrazioni, non aveva nessuna forma di, non era assolutamente sciatto. Allo stesso modo Prince era considerato un po' un tiranno nella, e nessuno dei due coltivava l'arte della diplomazia, diciamo così. Quando c'era qualcosa che non andava, facevano capire chiaramente ai musicisti che doveva essere in un certo modo, che era il loro modo. E quindi pur anche Prince, essendo uno che lasciava anche molta libertà ai musicisti, ma la libertà gliela lasciava dopo che li aveva messi irrigimentati tipo Full Metal Jacket. Li faceva provare 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno per dei mesi, come anche Zappa. Nel caso di Prince loro dovevano memorizzare più di 100 brani, in modo che poi Prince al momento poteva decidere con dei gesti, avevano tutta una serie di segnali, di cambiare brano all'improvviso. Se una sera aveva voglia, non c'era scaletta. Quindi loro sapevano 100 brani e lui ogni sera faceva un mix di questi 100 brani a seconda di quello che aveva voglia di fare. Ed erano tutti, suonavano infatti guardandolo molto attentamente, perché bastava un attimo, addirittura nel caso di Zappa era folle, dovevano memorizzare 80 brani e ognuno doveva avere arrangiamenti diversi. Lui faceva un testo che voleva dire reggae, lo stesso brano diventava reggae, poi faceva un gesto così, voleva dire metal. Quindi era una cosa che, infatti, per suonare con Zappa non bisognava solo essere bravissima, ma bisognava avere delle capacità mnemoniche quasi sovrumane. E anche per suonare con Prince. Una volta scusami se ti interrompo, pare questa grande capacità mnemonica fu quella che fece sì che Billy Hu poi andò a suonare con lui, no? Perché inizialmente, proprio il fatto che non leggesse lo spartito, pare che fosse stato escluso, poi lui arrivò il giorno dopo e sapeva tutti i pezzi a memoria. Sì, Adrian Berry gli ha insegnato lui a leggere la musica, a Zappa, a Bellew, perché Bellew non era capace. Però siccome aveva questo orecchio assurdo che ha tuttora, era in grado di memorizzare i brani, diciamo, meno di musica contemporanea. Infatti quando c'è Bellew nel gruppo, la musica di Zappa si semplifica molto, diventa molto più rock and roll, no? In quei dischi come Shake Your Booty. Quando poi lui va via, torna a essere complicatissima, con brani in 7/16, 9/32, quando c'è Bellew non è così, perché Zappa non era stupido.
cioè Zappa cuciva la musica sui musicisti che aveva. Quindi la band con Beliau è una band di rock, mentre non so, con la band che aveva prima, con George Duke e Chester Thompson, che era dei Weather Report, potevano suonare anche in 100 miliardesimi e fare le cose più poliritmiche e strane. E quindi lui scriveva una musica così. Quando ha avuto musicisti come Beliau, gli ha cucito le cose, e tu guardi, quei dischi sono bellissimi, ma sono molto più semplici, no? E quindi comunque anche loro dovevano memorizzare, poi anche loro memorizzare cose sceniche. Prince voleva che ballassero, che si muovessero, cioè non stavano fermi un attimo, come lui. Quindi era veramente un tiranno, però entrambi sapevano benissimo cosa volevano, i musicisti erano solo degli strumenti per raggiungere la loro idea musicale. E però per questo... allo stesso tempo faceva anche un grande scouting di musicisti, cioè i musicisti di Prince poi erano... Perché come quelli di sono Zappa. Diventati grazie a lui come Zappa, appunto. Anzi, su questo io ti butto nella... una roba lì, eh. Un'altra cosa di cui avevo sempre voluto parlarti, ma non l'ho mai fatto, ma lo faccio qui... pubblicamente, una cosa, un accostamento di cui volevo chiederti, magari ci fai un libro se vuoi, se ti piace l'idea, tra Miles e Bowie, perché da questo punto di vista qui, proprio nello scouting dei musicisti e nel metterli insieme a loro per farli suonare nelle loro strutture musicali, io li trovo molto simili, cioè l'invenzione del musicista che con loro diventa se stesso, no? Miles è proprio lo scrittore per eccellenza, naturalmente, certo. Comunque, quello che si sapeva, infatti, io ho letto un'intervista con un grande batterista, Vinnie Colaiuta, cioè appena uscivi dal gruppo di Zappa, in tutto l'ambiente musicale si sapeva che tu avevi suonato con Zappa, e questa era una tale garanzia di qualità che lui dice: io, dopo che sono uscito, non ho mai avuto problemi a trovare lavoro nemmeno un giorno. Certo, certo. È un master proprio, no? Se ce la facevi, perché appunto era come uscire da Full Metal Jacket, quelli che cadevano erano migliaia, rimanevano solo il top, e quindi quando tu poi andavi via era talmente ovvio che se eri riuscito a superare quello potevi suonare qualsiasi canzone pop di ogni tipo. Senti Carlo, parliamo un po' del successo, perché è un altro aspetto interessantissimo del tuo libro, cioè questa idea che questi due musicisti, dopo aver raggiunto degli apici diversissimi, nel caso di Prince noi passiamo, dato che mi ha impressionato, non immaginavo che ci fosse questo tale abisso di vendite tra i 20 milioni di Purple Rain e le 33.000 copie dell'ultimo album di uno degli altri. Infatti, cioè questi sono dati statunitensi, poi probabilmente in giro per il mondo alla fine saranno state anche 200.000, però rispetto a 20 milioni sono sempre pochi. 20 milioni sono 20 milioni. Ecco, questa idea che ci sia questa caduta, da un certo punto di vista, così tragica. È istantanea, cioè, perché se tu pensi, il disco dopo Purple Rain, che è Around the World in a Day, ha venduto 3 milioni di copie, quindi delle signore vendite. Ma in un giorno, No. Nel tempo, quello in un giorno è stato quando l'ha messo insieme a quel quotidiano. Sì, in edicola, sì. Loro dopo Purple Rain, che quindi lui vendeva 20 milioni di dischi, quello dopo è andato al primo posto in America, ha venduto 3 milioni di copie, ma 3, cioè fra 20 e 3 ci sono 17 milioni di persone che lo hanno abbandonato, non sono poche, e lui non è mai più tornato a vendere, anzi quello dopo ne ha venduto tipo uno. Quello dopo ha venduti 800.000, 500.000, 100.000, fino ad arrivare agli ultimi. E le vendite erano veramente sempre in calo. Cioè lui ha fatto questo picco improvviso e poi tutto il resto della sua carriera ha venduto sempre meno. E fino a che gli ultimi dischi, Platinum Electron, fra l'altro è un disco che a te piacerebbe molto perché è un disco di grunge rock. Sì, lo conosco poco, ma mi piace molto. Sono queste tre ragazze che menano come delle pazze, ed è rock, e se lo fai sentire uno e non gli dici che è Prince, è impossibile riconoscere. Io penso avevo amato anche il disco di Wendy e Lisa, pensatore. No, infatti, però quello è più in stile Prince normale. Sì, molto, vabbè. Quindi lui è come se lui capisse. Waterfall, te la ricordo. Sì, ma secondo me, dopo Purple Rain, ha capito che non avrebbe mai più avuto un successo del genere. Quindi ha detto: io adesso faccio quello che mi pare. Tanto quando vendi 20 milioni di copie non hai problema né di sbaccare il lunario né di niente. Un po' come Battisti, no? Infatti ha detto: faccio quello che voglio di fare.
E se la gente mi compra di meno, comunque 3 milioni di copie buttare via e anche venderne anche 500.000. Diceva Totò, ma chi le ha viste mai? Noi siamo gli check, ogni check è così. Io mi ricordo un'intervista al cantante di un gruppo che forse tutti ricordi, che si chiamavano i Fine Young Cannibals. Come no? E loro hanno fatto questo... Il cantante nero. Lui, quando fecero il famoso disco The Round the Cook, che ha venduto 7 milioni di copie negli Stati Uniti, naturalmente la domanda più stupida che puoi fare a uno è: cosa si prova a vendere 7 milioni di copie? Ecco. Ha detto: io non lo so, perché io non ho mai visto 7 milioni di nulla. Cioè, io non ho mai visto 7 milioni di qualsiasi, non ho idea di quant'è, no? E quindi Prince, secondo me, ha detto: ormai ho saputo, cioè, oppure ha pensato: se voglio continuare a vendere queste copie, devo fare questa cosa qui. Ma io sono già diventato un'altra cosa. Tant'è vero che il tour di Purple Rain, lui ha fatto, è stata l'unica volta che ha fatto un tour così lungo, di quasi un anno, e non ne poteva più di fare le stesse canzoni tutta la sera, allo stesso modo, stava diventando pazzo. Cioè, la routine dell'artista che va lì, suona lo stesso disco per un anno, poi ne fa un altro, lo suona, per lui era impensabile. Certo. Un disco psichedelico totalmente diverso da quello di prima, e 17 milioni gli dicono ciao. E lui continua. Quanto in questo, secondo te, c'è stato, adesso stando soltanto su Prince, questa idea che lui avesse, almeno in una parte della sua carriera, una versione per l'elettronica? Tanto che tu racconti nel libro che a un certo punto lui si rivolgeva al pubblico dicendo: questa è musica vera suonata da musicisti veri. L'ultimo è stato questo. Lui non riusciva, proprio per questo dico che chiude un'epoca, perché dopo di lui comincia l'era della black music tutta programmata, tutta elettronica, tutta, diventa la musica dei produttori. Quindi diventa la musica di Timbaland, diventa la musica di Teddy Riley, la musica di Jimmy Jam e Terry Lewis. Non è più l'artista. Sono tanti artisti che passano attraverso, un po' come Phil Spector, no? Nessuno si ricorda chi canta nei dischi di Phil Spector, perché quello che conta è la produzione, il muro del suono, eccetera. E quindi il produttore diventa l'artista. Quindi anche oppure come i dischi di Beyoncé, che hanno 10 produttori, uno che fa la ritmica, uno che fa le tastiere, uno che fa le voci, uno che fa le chitarre. Cioè, sono dei prodotti di laboratorio. E poi soprattutto sono dischi in cui non suona nessuno. È tutto programmato elettronicamente. Nella black music, tranne questo, diciamo, neo-revival di artisti come Bruno Mars, eccetera, che però si rifanno al funky anni 70, negli altri dischi, ad esempio come Cardi B, che è l'artista più popolare adesso in America, nei dischi di Cardi B non suona nessuno, sono tutti suoni programmati, c'è l'autotune, cioè è tutto elettronico. Lui aveva visto arrivare questa cosa. Allora difendeva il principio di saper suonare, diceva: io so suonare, suono tanti strumenti, i miei sono dei veri musicisti, diceva. Infatti odiava ad esempio i rapper che facevano i pezzi con i dischi, campionando i dischi, non suonava nessuno. Anche se erano bravissimi, ma era la sua concezione di perdere questa. Lui diceva: se un ragazzo giovane vede la mia band, dice, non penserà che deve fare i dischi screcciando pezzi altrui, ma magari gli verrà voglia di suonare uno strumento. Di far uscire un suono da uno strumento, che poi quella è la cosa ancora magica, bellissima, di ogni volta che prende uno strumento, no? Esattamente. Lui questo era un musicista veramente puro, poi era un polistrumentista, come Bach alla fine. Mostruoso. Anche più di... Quale strumento di Bach? Ci ricordi qual è? Bach era il più grande organista, clavicembalista della sua epoca. Ma tu racconti che invece era il violino con cui lui... Benissimo, il violino, la viola d'amore, un sacco di strumenti. Però naturalmente come organista era il più grande, pare sia il più grande organista che sia mai vissuto. Grandissimo improvvisatore, andare avanti delle ore, improvvisare l'organo, cioè, sbalordiva, era un po' come il Paganini dell'organo, cosa. Però sapeva suonare un sacco di altri strumenti, anche il violoncello, insomma, era... Certo, Prince sapeva suonare tutto, cioè, come Stevie Wonder, un altro mega polistrumentista. No, la cosa impressionante di Prince è vedere un suo spettacolo e come lui riuscisse a suonare così bene ballando in quel modo. Aveva una coordinazione dei movimenti e delle parti, per quando suonava la chitarra, per esempio, impressionante il modo in cui lui ballava, si faceva girare la chitarra hendrixiano in un certo senso, ma mentre Hendrix aveva una figura, diciamo, cristologica, lui era proprio era scatenato sul palco, era bravissimo, aveva delle coreografie stupende.
Sì, era un tu performer. Comandavi proprio come facesse a suonare così bene. Sì, era, come performer non era ad esempio inferiore a Michael Jackson, neanche un po'. Assolutamente. E poi, ricordati la famosa intervista di Eric Clapton dove gli chiedono ma come essere il più grande chitarrista del mondo? E lui risponde, ah, io non lo so, chiedetelo a Prince. Dice Eric Clapton, quindi come li suonava questi strumenti? Strano che non abbia risposto chiedetelo a J.J. Cale. No, perché è un genio, ma non dal punto di vista strumentale. Sì, ma lui lo adorava naturalmente, era un po'. Aveva ragione, però tu pensa la considerazione che questa gente ha. Non solo, tra l'altro, Prince è uno dei pochi musicisti, diciamo, chiamiamolo pop, che è stato sempre rispettatissimo anche dai musicisti di jazz, Miles in primis, ma non solo lui. Christian McBride, tutti i batteristi famosi, Omar Akin, tutti adoravano Prince, perché e quando uno riesce a piacere in quel modo a tutti i generi musicali vuol dire che è uno strumentista di serie A veramente. Senti Carlo, purtroppo noi siamo abbastanza vicini alla fine dell'incontro, come i nostri ascoltatori si accorgeranno noi potremmo andare avanti all'infinito e sapessi quante volte ti avrei voluto interrompere cambiando discorso e noi l'avremmo fatto volentieri, vabbè, però a questo punto sono obbligato a farti una domanda di rito, cioè qual è il tuo pezzo preferito di Prince? Uno. Io amo molto il Prince. Non il disco, il pezzo. L'ultimo periodo, quello appunto un po' jazz rock, un po' fusion, mi piace di più di quello di Purple Rain, eccetera. Quindi non saprei dirti, perché ce ne sono talmente tanti che mi piacciono, che devo dire uno solo, perché Prince contiene davvero moltitudini, per usare il termine di Walt Whitman, quindi lui è 100 artisti in uno, quindi c'è il Prince acustico, allora ti direi Sometimes It Snows in April, però poi c'è appunto il Prince funky, allora quante ce ne sono? Non so, dire una domanda, è come dire qual è il tuo pezzo preferito di Miles Davis. Ci sono talmente tante ere che per ognuna probabilmente c'è un mio pezzo preferito. E invece come album, invece di Prince? Come album? Sign of the Times è comunque Sign of the Times. La summa, sì, di tutto quello che lui è. Che credo che fosse anche il preferito di Eugenio Finardi. E questa Carlo ha lavorato tanto come molto questa grande. Edizione che è uscita con altri 60 inediti, naturalmente, fa vedere quanto fosse un concetto veramente colossale quel disco. Secondo te è giusto pubblicare brani, perché stiamo parlando di musica, diciamo, in generale. È giusto pubblicare roba che un artista non avrebbe deciso di voler pubblicare, non so se mi spiego. Dipende, se ad esempio quelle versioni alternative, i provini, cioè le versioni che l'artista ha scartato di quei brani sono cose da completisti, da studiosi, a me non piacciono, io cerco sempre di evitarli. Ma nel caso di Prince è folle, perché ci sono un sacco di brani inediti che sono belli come quelli che stanno sul disco. Allora la domanda è, ti chiedi perché li ha scartati, cioè perché non li ha fatti uscire, perché la qualità è stratosferica, non sono scarti o brani minori, cioè sul box di Sign of the Times ci saranno almeno 30 brani che sono belli come quelli 30 che sono su Sign of the Times, quindi quello è giusto secondo me pubblicarli. Senti, invece parlando di Bach, lì proprio forse ti sbizzarisci un po' di più. Bach è abbastanza chiaro che la passione secondo Matteo, secondo me è l'apice della sua scrittura, lì c'è dentro veramente tutto quello che lui è. Anche i mottetti di Bach sono fra le più grandi espressioni, secondo me, dell'ingegno umano. Sono fra le poche... Quando l'hai sentito per la prima volta? Ti ricordi quando l'hai sentito per la prima volta? No, Bach no, non me lo ricordo. Probabilmente quando ho studiato al conservatorio, perché ti fanno... Bach, scrivendo appunto per motivi didattici, ha scritto anche una serie di preludietti molto facili, per i suoi allievi dei primi anni, che sono quelli che ti fanno fare al conservatorio quando cominci a studiare il pianoforte. C'è anche un libro che è famoso che si chiama Il mio primo Bach, dove hai questi pezzi, questi minuetti semplici, oppure quelli che scriveva per la moglie. C'è un libro che si chiama Il quaderno di Anna Magdalena Bach, dove scriveva per lei dei brani facili. Quindi credo che da ragazzina, da bambino, io abbia cominciato a studiare queste cose e probabilmente quella è la prima volta che l'ho sentito. E avevi capito che c'era qualcosa che stava cominciando a far fugliarti? No, ho capito che erano degli esercizi che dovevo fare, basta. Facevi i compiti praticamente. Piccolo, sì, non ti entusiasmi per i compiti, no, lo capisci forse dopo, forse.
In compenso ti anticipo e dico che non mi ricordo la prima volta che ho ascoltato Prince, è come se l'avessi ascoltato da sempre. Il primo disco forse è stato il secondo album, quello con I Wanna Be Your Lover, che devo aver ascoltato forse quello. Che l'hai mai visto dal vivo? Due volte l'ho visto, è stato incredibile, fra i show più memorabili che mi ricordo in vita mia. Tour di Love Sexy, dove entrava con una Cadillac vera sul palco, cioè detto tutto. Con una Cadillac vera sul palco, dov'è che l'hai visto? Raccontami. Forum di Milano, non solo, lui ha fatto uno show che durava 3 ore e mezza, e poi io ero distrutto, sono andato a casa, invece lui ha fatto una doccia e poi è andato in un club che c'era a Milano che si chiamava il Rolling Stone, e alle 2 di notte ha suonato dalle 2 alle 4 jam session con la band, in un concerto segreto che sapevano solo gli addetti ai lavori, eccetera. I cosiddetti after show che faceva lui. Cristo, tu non ci sei andato lì? No, io dormivo, ero già qua. Teneri ricchi di Prince, credo che sarebbe stata una gran figata. Però Prince è morto relativamente giovane, ma un anno di Prince vale 7-8 anni di un comune mortale, credo, per la quantità che riusciva a fare in un anno. E poi la tristezza è che la sua morte è avvenuta anche in una maniera, cioè, legata un po' anche alla sua fede, no? Perché lui prendeva gli oppiacei per difendersi dal dolore, ce lo racconti? Aveva dei dolori alle anche terribili, perché ballando su questi tacchi, perché lui era basso di statura, si era fracassato le anche. La stessa cosa era successa al cantante dei Time, Morris Day, che prima di lui aveva fatto l'operazione, si era fatto sostituire le anche, e gli aveva detto: guarda che è una bomba, cioè, una volta che hai fatto l'operazione sei a posto, non hai più di questi problemi. Però lui negli ultimi anni della sua vita, per un voto che aveva fatto a sua madre, sua madre in punto di morte gli ha fatto giurare di diventare un testimone di Geova, che è una fede che non permette le trasfusioni sanguigne, quindi lui non poteva operarsi. Aveva questi dolori tremendi alle anche, ma proprio per motivi religiosi non poteva sottoporsi a operazione chirurgica. Quindi cosa faceva? Prendeva gli antidolorifici, gli oppiacei, sempre più forti. Poi cosa succede? Quando tu hai qualcosa che non va dentro di te e non ti curi, naturalmente tutto il fisico ne risente. Quindi, ad esempio, l'ultimo tour che faceva quel piano solo, lui aveva dei gonfiori alle mani enormi che gli facevano male, perché ovviamente le parti non curate stavano invadendo tutto il resto. E quindi prendeva roba sempre più forte per lui, che non si era mai drogato in vita sua. Cioè, la cosa incredibile è che lui riusciva a fare questi show di 6 ore, poi andava, faceva, suonava altre 3 ore nei club, e tutto senza neanche uno spinello, niente. E muore di overdose. Questa è la cosa, la beffa del destino, perché prende questi oppiacei sempre più forti finché alla fine ha un tale dolore che si fa prescrivere del fentanyl, che è la stessa droga che ha ucciso Michael Jackson, perché il fentanyl è come se fosse eroina moltiplicata per 400, è vero che toglie qualsiasi dolore, ma ovviamente il rischio di esplosione cardiache è assoluto, ed è esattamente quello che è successo. Entrambi hanno avuto una dose di fentanyl leggermente più forte del previsto, che gli ha fatto scoppiare il cuore. E su questa triste notte finiamo questo incontro. Io vi invito veramente tutti a dire, non soltanto Bach e Prince, vite parallele di Carlo Boccador, Einaudi, rimanendo in terra Einaudi, non perdetevi, ve lo consiglio vivamente, abbiamo parlato a lungo con Carlo, Analfabeti Sonori, un suo libro precedente uscito nelle Vele Einaudi, che è un piccolo saggio interessantissimo e molto divertente anche da leggere, che poi la caratteristica principale di Carlo scrittore è che riesce ad avere questo tono molto colloquiale, molto familiare, molto fatto di aneddoti, dove ti trasmette veramente questo suo sapere molto ampio, però in una lingua semplicissima ed estremamente godibile. Mi pare che sia una cosa con cui anche Ivano Fossati chiude la sua recensione. Quindi vi salutiamo. Troppo buoni. Come si andate dice in libreria e prendetevi il libro di Carlo. Alla fine dici tutto il suo. Alla fine torniamo a sì. Carlo, un abbraccio a te. Grazie, Diego, presto per aver ascoltato questi proloqui nostri. Grazie mille. Come tu sai, sarei andato avanti tendenzialmente all'infinito. Noi siamo due chiacchieroni. Vabbè. Le nostre guardiane che ci hanno segnalato che è ora di smettere. Ok, ciao a tutti.